per le costruzioni che stanno vedendo assieme il corso di ponti, no? Oggi in particolare, considerando anche che ieri abbiamo cambiato aula, una cosa e l'altra, si è stato un po' in trambusto, dato la settimana prossima noi saremo in aula 47, l'aula Luzzi, quindi dovete prenotarvi lì con le solite modalità. L'aula Luzzi al massimo a 18 persone, ovviamente c'è una disponibilità che è intorno insomma, a 35. Comunque la settimana prossima, alle 12, troviamo in aula Luzzi alle 17. E nelle mie intenzioni, io mercoledì prossimo vorrei farvi vedere un'introduzione generale sugli aspetti legati ai ponti e quant'altro, anche se per certi versi l'argomento di questo corso qui non meriterebbe neanche parole, perché il tema dei ponti è uno dei due temi sacri dell'ingegneria strutturale, l'altro sono gli edifici alti. Grazie a cielo. Quindi per uno strutturista il tema dei ponti, quello tema di grattacieli, degli edifici alti, che probabilmente vedrete in questa università qui tradizionalmente trattato nel corso di costruzioni metalliche, sono i due oggetti del desiderio per uno strutturista, no? Che sono, come dicono gli americani, demanding. La struttura è notevolissima, no? E spesso e volentieri se è sbagliata la struttura, per esempio in un grattacielo, dopo non c'è verso di correggere. Sentite, avete letto probabilmente che c'è il grattacielo a San Francisco che pende, il grattacielo di centinaia di piani, quello lì dal verticale ha già un fuoripiombo in testa di mezzo metro e continua a inclinarsi. Quella è una cosa irrisolvibile, no? Perché se c'è stato un qualche errore, qualcosa magari non previsto, non predetto nella progettazione, anche nelle fondazioni, nella geotecnica, eccetera, rimettere in bolla questo enorme mensolo è penso che sia possibile, no? D'altra parte, il ponte ha anche questa caratteristica fondamentale. È una struttura nuda, quindi mentre per esempio un edificio è sbagliato qualcosa, non contemplato la sismica in maniera corretta, questo e l'altro, potete sempre mettere delle croci Sant'Andrea, dei pistoni, delle pareti di taglio, quello che volete, inserite all'interno dell'edificio, perché tanto al limite non se ne accorge nessuno, no? Oppure possono essere integrate in qualche maniera. Supponete per esempio che sia un problema qua in direzione trasversale, cosa volete? Mettete una parete di taglio qua, dietro la lavagna, spostate di un metro la cattedra e la lavagna, perdete un po' di spazio, però un torto collo si risolve. Mentre aggiungere una trave, un setto, più setti in un ponte, penso che è possibile. Perché la struttura è nuda, quindi non c'è la... Io sono grasso, se metto la pancera un po' divento più magro, no, riesco a correggere questa cosa qui, però se sono vestito, se sono in costume da bagno la pancera si vede, quindi questa è una caratteristica essenziale. Quindi i ponti in particolare sono l'epifania, l'esaltazione massima dell'ingegneria strutturale. Poi c'è anche un altro aspetto, che è questo. Dopo non so se noi avremo la fortuna di fare un progetto di un ponte, no, dipende, probabilmente sì, probabilmente no, poi dipende magari i ponti piccoli, 50-100 metri sì, ponti più lunghi, strallati, sospesi, così via, magari non riusciremo a farli, forse rientreremo magari in qualche società di ingegneria che fa queste cose, però quello che studiamo eventualmente su un ponte strallato va benissimo anche per una copertura di grande luce. Quindi i concetti che noi vediamo qui a ponti dopo nascono sull'idea di superare una certa luce. Sono magari inizialmente pensati proprio per i ponti, però si possono dopo adattare ad altri tipi di strutture. No? Ci sono per esempio i cosiddetti edifici ponte, no? Come per esempio se voi pensate quando andate in autostrada, l'autogrill,
quello che attraversa le carreggiate, quello è un ponte, no? Come anche per esempio questo tipo di ponte qua, per esempio è simile al ponte vecchio di Firenze, in cui vedete una struttura un po' particolare, un ponte un po' particolare, per esempio non è tanto sopra il traffico che passa, no? In termini di veicoli, ma quanto è quasi un punto di aggregazione della comunità, no? Quasi un centro commerciale lineare. Uno recente, per esempio, è stato fatto a Parma, no? Su un fiume che non è grandissimo così, però questa è praticamente un ponte in cui, riprendendo Ponte Vecchio o l'autogrill se volete, no? C'è la possibilità di inserire in maniera lineare un certo numero di negozi facendo altre attività come se fosse un centro commerciale con sviluppo lineare, no? Con delle suggestioni, quindi aspetti estetici notevoli, perché c'è l'acqua del fiume, poi c'è il ristorante che guarda sull'acqua del fiume, che è anche un fiumiciattolo, però quindi c'è il ristorante, la sera c'è la cosa romantica, la luce, le cose più pumpanti, no? Quindi è una cosa di questo tipo qua. Resta il fatto che il ponte nasce essenzialmente, principalmente come struttura nuda, quindi dobbiamo assolutamente riprendere in mano, ma ampliare, approfondire dei concetti che sappiamo già, partendo da scienza delle costruzioni. In tutti i corsi di tecnica delle costruzioni, quello più vicino a scienza delle costruzioni è il corso di ponti, proprio perché ha degli aspetti teorici fondanti che sono essenziali, che servono proprio a capire nell'intimità come funziona la struttura. Qui, in questo corso qui, l'hanno insegnato prima di me il professor Brancaleoni, prima ancora il professor Pietrangeli, prima ancora anni fa, in parte anche l'architettura Morandi, ma per esempio prima ancora aveva insegnato un famoso professore di scienza delle costruzioni, forse il fondatore della scuola di scienza delle costruzioni qui a Roma, che era il professor Ceradini. Quindi vedete come questo è un corso difficile, pesante, voi l'avete scelto in maniera volontaria, quindi dovete fare come vi dico io qui decido, no? È un corso difficile, pesante, ci sono anche degli aspetti, si parte da aspetti teorici fino ad arrivare all'ultimo bullone. Questa è una cosa difficile, ci vuole flessibilità mentale, passare agli aspetti teorici, a controllare l'ultimo bullone, anche un fortissimo aggancio con la pratica, no? Alle volte quando si dice ma tu risolvi un problema, sei un pratico, risolvi un problema, in genere questa cosa qui viene detta, espressa con una connotazione negativa. Io sono un teorico, quando vado sul dipartimento ci sono i miei colleghi, amici e amici di scienze e costruzioni che guardano, quindi io sono un teorico, no? Vedo che lo pensano negli occhi, no? Quindi sei un pratico. Io sono contento, perché essere pratici vuol dire che io risolvo il problema. Uno scienziato dice la soluzione esiste ed è unica secondo il principio di Kirchhoff, poi basta. Se io mi incentivo a risolvere un problema, quando mi chiamano hanno un problema, devono risolverlo. Non è che posso dire guarda, stare tranquilli, la soluzione esiste unica, perché non basta questo. Quindi passare dal mondo empirico della teoria di scienze e costruzioni fino all'ultimo bullone non è facile, però è anche secondo me il bello del nostro mestiere. Ci occupiamo di tutto e cerchiamo di vedere tutto il problema strutturale nel suo complesso. Il corso di ponti fondamentalmente, una volta era annuale, quando c'erano i corsi annuali, adesso il corso di ponti è suddiviso in due parti. Le due parti sono una separazione amministrativa. Quindi come se voi pensate di andare a cena, c'è il menù
antipasto primo, poi finisce, poi c'è il menù secondo, dolce. Però la cena è unica. Il taglio che è stato dato, questo per vari motivi, legati anche a tutti i vincoli che ci sono sugli esami, i crediti, le cose così, quindi un coacervo di cose pauroso, per cui per esempio quando aprono devo verbalizzare tecnica delle costruzioni, contemporaneamente ho circa 20 verbali aperti perché c'è tecnica costruzione 1, tecnica costruzione 2, tecnica 1, quello di codice questo, con quell'altro codice, per cui è così. No. Al di là di questa divisione amministrativa legata a vicende, anche confusione che c'è nel nostro paese, il corso di Ponti è diviso in un primo modulo nel primo semestre e un secondo modulo nel secondo semestre. Come sempre, anche dal punto di vista didattico, si parte dalle cose più facili, dopo si arriva alle cose più difficili. Le cose più facili sono, partendo dal primo semestre, quello che vediamo adesso, fanno riferimento essenzialmente a una tipologia di ponti facile, diciamo la prima che incontriamo, che è anche la più frequente e così via, che è quella di ponti. I ponti sono caratterizzati da due cose, lo schema globale, vediamo il primo semestre è un ponte a travata, che vuol dire può essere un elemento, può essere un ponte così tipo da travi, che possono essere magari tutte isostatiche, comporre la via di corsa, la superficie dove passa il ponte, oppure la trave continua. Che possono essere ad esempio queste, o quant'altro. Quindi diciamo, sono strutture essenzialmente composte da colonne e travi, se cioè strutture in acciaio, oppure travi e pilastri, cioè strutture in cemento. Poi la sezione, una di queste sezioni, a parte le pile che vanno per i fatti loro, che tendenzialmente quasi sempre sono fatte in cemento armato, le sezioni sono fatte, sono cosiddette sezioni miste, c'è una parte, la soletta, il calcestruzzo, armato chiaramente, c'è tutto armato, e sotto sono sostenute da un insieme principale longitudinale che è fatto da travi in acciaio oppure cassoni in acciaio. Questo è lo schema più semplice, ponti a travata con sezioni miste, la soletta che per forza ci deve essere, che deve essere un piano orizzontale dove passano sopra, transitano i veicoli, normalmente fatta in cemento armato e per gestione. Questa è la più semplice configurazione ed è la più semplice perché se passiamo a cose più complicate, come magari accenneremo al secondo semestre, anche perché il tema dei ponti potrebbe essere una cosa di un corso quasi infinito, nel secondo semestre ci saranno temi globali più complicati. Quindi qui uno magari non in Italia, pensiamo sempre alla chimera del ponte sospeso di Messina, no? Ecco, sì, faremo anche qualche accenno su questo, però dopo queste sono veramente delle strutture estreme che dopo periodicamente compaiono sull'orizzonte dell'Italia, poi non vengono realizzate. Però per esempio situazioni già più comuni e interessanti sono ponti stradali, oppure schemi più complicati come sono anche i bellissimi ponti a travata. Quindi nel secondo semestre affronteremo queste due tipologie complessive, mentre riguardo alle sezioni considereremo un
fondamentalmente azioni più complicate come quelle del cemento armato, soprattutto il cemento armato per complesso. Qui la difficoltà, la complicazione di questo tipo di sezione non è tanto evidente dal punto geometrico, perché tra questa struttura qua e questa, in cui c'è comunque un elemento di piastra, se volete, in calcestruzzo per mettere il trappo, c'è anche qui, poi ci sono bene o male, per esempio, delle strutture a cassone come questo, qui invece tutte le parti sono in calcestruzzo armato, ci possono essere anche sezioni in CAB, magari più semplici. Le travi non sono in acciaio, ma sono travi sempre in cemento armato per compresso. Diciamo, se vedete da fuori la struttura, non sembra che ci sia questa grande complicazione. No? Per quanto riguarda gli schemi globali, è chiaro che già questi sono più complessi, mentre questi sono più, diciamo, friendly, no? più vicini a noi. Qui, come sappiamo da tecniche di costruzioni, nel caso delle strutture in cemento armato precompresso, la complessità non sta tanto dal punto di vista geometrico come è fatta fuori la cosa, non è apparente da fuori. La complicazione sta nelle armature che sono presenti all'interno. E in particolare qui dentro ci sono fili o cavi di precompressione o pretensione. Qui viene quindi dato a questa sezione uno stato di coazione iniziale che può essere magari valutato in prima battuta in un caso elastico lineare, però hanno questo aspetto qua. Se voi guardate con i vostri superpoteri, poteste guardare la trave di un ponte precompresso, vedrete che all'interno ci sono praticamente decine di cavi, alle volte una ventina di cavi, così via, con geometrie di tutti i tipi: curve nel piano verticale, curve nel piano orizzontale. Quindi c'è un problema geometrico che non appare, perché dopo tutto sommato qui la sezione da fuori la cambiamo, però all'interno ci sono dei cavi che passano lungo tutto l'impalcato e dopo magari spesso e volentieri si incrociano. Quindi c'è un problema di congestione tracciati di precompressione, pretensione, che è notevole. Ci sono anche degli aspetti geometrici, perché per esempio la precompressione avviene attraverso delle zone particolari, sono le testate di precompressioni che hanno delle dimensioni fisiche ben precise. Quindi alle volte non si può fare in una certa maniera la sezione del ponte per un motivo molto semplice: non ci stanno geometricamente gli oggetti dentro. No? Per intenderci, forse la cosa che voi avete più nell'idea dal punto di vista geometrico, il tracciamento, può essere per esempio il tracciato di una strada, no, come fate per esempio le infrastrutture stradali, cioè. Ci sono tutti i raccordi, no? Una geometricità anche regolare che deve essere sostenuta. Ecco, rispetto al tracciato dei cavi, disegnare un tracciato stradale è più facile, perché c'è una strada solo. Invece, se voi pensate ai cavi, una strada è un cavo, poi ce n'è un altro sopra, che magari corre parallelo, quindi potrebbe essere sopra l'altro, pure inclinato. Ma dove mettete 20 strati di cavi, diventa un ingorgo da incrocio stradale di Los Angeles. No? Quindi è un aspetto anche proprio geometrico che va. Rende complicato il problema. Oltretutto, come sapete, una delle regole generali dell'ingegneria strutturale, le forme strutturali migliori sono quelle che hanno un andamento geometrico fluente, quindi non hanno singolarità, punti specifici o altre cose. No, la struttura più è dolce nella sua rappresentazione geometrica, meglio è. Per esempio, una cosa tipica, tra una trave fatta così
cui qua c'è un brusco cambiamento di sezione, è una trave fatta così dal punto di vista puramente strutturale, questa geometria dolce, filante, è nettamente meglio. Poi è chiaro che ci sono delle esigenze particolari, a volte ci costringono a fare la questa, l'architetto vuole questo, quell'altro, quest'altro, però questa dal punto di vista strutturale è un dolore, che poi sia costretto a farlo perché mi hanno puntato la pistola, ti faccio anche quella, ma in generale tutto quello che è filante, fluente, regolare, dolce dal punto di vista geometrico, funziona meglio strutturalmente, no? Perché tutte quelle che sono singolarità, questa è una singolarità, no? E tutto ci fa uscire per esempio dalla teoria della trave di San Venanto, che se viene qua uno di scienza dice, gli dico quella è una trave, e San Venanto, quello di scienza giustamente non lo dice, no? Quindi ci sono questi aspetti qua che rendono difficile, dal punto di vista geometrico, l'analisi di queste strutture. Poi però, a parte questa difficoltà geometrica, se ne aggiunge un'altra, che è legata al comportamento materiale. Comportamento materiale, il calcestruzzo. Il calcestruzzo sappiamo che abbiamo già affrontato più o meno, l'avete visto anche l'anno scorso a Sismica, una cosa che ci viene subito in mente è la dissimmetria tra comportamento attrazione e compressione. Questa è sicuramente una novità meccanica pesante che troveremo anche qua dentro, però diciamo per tante cose questa è una novità, diciamo se volete per certi versi debole, la conosciamo bene. Oltretutto il codice di calcolo, se anche dovessimo guardare qui come faremo le verifiche delle travi, magari vedendo se si plasticizzano o quant'altro, ma adesso i codici di calcolo sono tutti più o meno analisi elastoplastica, quindi non è che sia un problema particolare. Se volete una differenza è che forse l'acciaio ha caratteristiche meccaniche più definite, un comportamento meccanico più certo, il calcestruzzo invece è più incerto. Però detto questo, fino a qua non ci sono grosse cose. Quello che cambia veramente la differenza è che il calcestruzzo ha un comportamento reologico. Cambia nel tempo e passando nel tempo alcune caratteristiche migliorano, altre peggiorano. Quindi noi dobbiamo seguire una struttura, un ponte tipicamente alla vita nominale di 100 anni, dobbiamo seguire per un secolo come cambia nel tempo il calcestruzzo e questo interagisce con, fortemente con la precompressione. E quindi questo orizzonte temporale, gli effetti reologici di questo tipo di struttura rendono difficile dal punto di vista meccanico studiare questi ponti. Quindi dal punto di vista geometrico da fuori non si vede niente, però il tracciato dei cavi è complicato e influenza direttamente e pesantemente la struttura, il comportamento strutturale. Poi non siamo certi di tutto il comportamento del tempo del calcestruzzo varia e poi non siamo neanche certi a tuttora, se voi guardate le normative sugli aspetti reologici, sulla viscosità dicono poco o niente. Questo è un modo di fare tipico delle normative. Le normative su cose di dettagli ben note e così via scrivono pagine di norme. Pagine no, perché lì tutti gli esperti, i normatori si sbizzarriscono. Sui problemi difficili il progettista valuterà opportunamente e idoneamente gli effetti aerologici, arrangi, va bene? Quindi questa è una cosa che anche rende conto di quanto è difficile studiare un ponte di questo tipo qua, no? Per questo motivo qua c'è questa grossa distinzione. Poi, se qui ci sono aspetti più, diciamo, anche di impostazione dell'analisi strutturale,
tutti noi, prima di diventare progettisti di ponti, siamo stati per anni analisti strutturali. Dopo, a furia di calcolare strutture, abbiamo cominciato a comprendere come funzionano le strutture e quindi dopo abbiamo pensato di progettarle, no? Perché non è che se uscite di qua subito vi danno da progettare un ponte, vi danno da progettare magari un ponticello di 10-20 metri, no? Però un ponte, come si dice, non è che, a meno che non sia proprio banale, travato e così via, ci sono scelte che dopo vedremo sono delicate, pesanti, quindi vuole anche maturità, anche aver visto come funziona un caso, come funziona l'altro, quali sono le problematiche e così via. Quindi noi iniziamo come analisi strutturale. L'analisi strutturale è una disciplina notevolissima che a volte viene presentata e anche sviluppata in maniera superficiale, cosa che qui con me non fate. Quindi oggi, per esempio, dopo questa breve introduzione al corso, perché sono proprio a cominciare a freddo con l'esercitazione, mi sembrava il caso, vi faccio vedere un po' il programma del corso, le differenze, quali sono gli aspetti programmatici. Quest'anno, questo primo semestre, quindi ci saranno questi oggetti e ci concentreremo anche abbastanza molto sull'analisi, anche perché dopo il progetto di queste strutture, tutto sommato, è abbastanza semplice, no? Possiamo fare un po' però. Nel secondo semestre invece questa, anche solo questa, sarà veramente più complicata. Anche perché poi, come voi sapete dalle letture almeno dei giornali, i ponti in precompresso hanno anche evidenziato una loro debolezza notevole, che è quella della corrosione dei cavi di precompressione e quant'altro, il degrado nel tempo. Questo perché l'acciaio, dato limite di serramento, che è quello che serve per fare i cavi trefoli di precompressione e pretensione, ha delle caratteristiche meccaniche notevolissime, però è particolarmente sensibile alla corrosione. Quindi nel tempo, non quando è stato introdotto gran parte di questi ponti, queste tipologie qua, sicuramente dopo negli anni 60, anche negli anni 70 e così via, su questa tematica qui non si è prestata attenzione, perché era un problema che non si riteneva presente. Come per esempio, se voi pensate ai grandi ponti sospesi, prima del crollo del ponte Tacoma, l'effetto del vento sì, c'era, più o meno si riusciva, si pensava di averlo risolto, però solo quando ti cade in testa una cosa, grazie a tutta la pressione dell'opinione pubblica e della comunità tecnica, tutti concentri, ovviamente questa è una cosa che non so, che devo correggere. Fatto per cui adesso tutta la valutazione, la capacità, tutto l'assessment di ponti in cemento armato precompresso, è uno dei temi notevolissimi, perché si parla di tutta la gestione, eventuale manutenzione, oppure la scelta magari di demolire un ponte, perché basta, non si può fare altro. Quindi è tutto un aspetto di assessment, di management delle infrastrutture, sia in Italia che nel resto del mondo, che deve essere affrontato ed è in questo momento qua, dal punto di vista strutturale, il problema più grosso che c'è. No? Anche perché, come sempre, qua noi in Italia non facciamo niente per anni, in particolare non facciamo nessuna manutenzione per anni. Poi ci cade in testa il primo ponte, il secondo, il terzo, e poi forse qualche problema ce l'ho, devo pensare. Quindi questo è un aspetto notevole. Infine, in quest'ultimo secondo semestre c'è anche una parte proprio delicata, più specifica, che è anche il processo di valutare la resistenza, la capacità residua di un ponte, anche come impostare le indagini per dire questo ponte non va bene, oppure queste magagne e così via. Quindi è un problema, se volete, di ingegneria al ritorno. Nel senso, se questo primo semestre noi fondamentalmente abbiamo un tipico problema di forward engineering, cioè da qui penso, progetto un ponte, faccio una cosa nuova, invece
senso che ha 76 anni. Beh, 76 anni fino a 100 anni potrebbe andare avanti. Però qualche magagna, questo e quell'altro. Lo tengo aperto, lo butto via, così via. E qui bisogna risalire indietro, un processo backward, ritroso, per vedere come è stato fatto il ponte, se effettivamente ci sono tutte le armature, che tipo di acciaio è stato usato, se c'è passato magari, c'è stato magari un sisma che magari era piccolo, però ha danneggiato qualche appoggio, qualche cosa, e così via. No? Quindi è un processo a ritroso che forse è un po' più lontano da noi, che per esempio a tecnica oppure a costruzioni a sismica e così via, il progetto più o meno sapete come si può impostare, la costruzione strutturale, lo schema, le verifiche e così via. No? Eventualmente se una verifica non torna, faccio un'altra iterazione, cambio lo spessore, metto più grande, più piccolo, così via. Questo qui è un altro gioco. No? E in particolare penso che anche sia importante per voi anche vedere dopo come avviene nella realtà questo processo qui, no? Perché questo è comunque una fonte di occupazione. Perché se voi siete chiamati a sviluppare attività per Italia, per dire il ponte sta su, il ponte non sta su, oppure magari il ponte è caduto, di chi è la responsabilità, oppure quale analisi facciamo, cosa facciamo, questo è un aspetto che oggettivamente al giorno d'oggi con tutti i disastri che ci sono, punti di lavoro, no? Mettetela, prendiamo anche in mezzo a tutte queste disgrazie, prendiamo almeno un aspetto positivo, questa è una cosa attuale, che magari i progettisti di ponti ne chiedono tanti, invece persone che fanno indagini sui ponti con tutti quelli che ci sono, magari con le magagne si torna indietro, quindi questo è un altro gioco più complicato del solito, è nuovo per voi, voi non avete mai fatto questa cosa, quindi per questo motivo qua noi partiamo al primo semestre dalle cose più semplici e poi arriviamo in fondo alle cose più un po' più complicate, quant'altro. Io per esempio adesso purtroppo nella tristezza del nostro stato, io adesso più o meno una volta all'anno mi chiedono di progettare una cosa. Chiaramente io non faccio la travetta al punticello, non faccio una cosa grossa, no? Però le altre volte, 3-4 volte, mi chiedono di fare indagini, capire perché cosa quell'altro, con la magistratura, il tribunale, eccetera, perché qualcosa non è andato male. Quindi, se volete, faccio quasi più autopsie. Autopsie, piuttosto che far nascere un nuovo. In questo momento storico per noi in Italia, quindi. Non soltanto per noi, ma anche per tutto il mondo. Detto questo, ci sono alcune osservazioni. Chi di voi fa, portato il primo modulo, fa una serie di elaborati che hanno riferimento a questa problematica qua. Chi prende anche il secondo modulo, affronta anche questi temi qua e può fare un progetto completo. Solo chi ha seguito tutti e due i moduli può eventualmente chiedere la tesi. No. Io in questi ultimi anni prendo un tesista all'anno proprio perché non è difficile, voi siete persone molto capaci, molto sveglie, con un sacco di qualità, però non avete la cura necessaria a fare le cose per me. Perché voi siete qui, cominciate la tesi, dopo 3 mesi potete andare via perché mi devo lavorare. Io lo rispetto, va benissimo, però non chiedetemi niente, perché 3 mesi su un problema di punti uno forse fa il disegno di qualche cosa, non è plausibile, no? Cioè quella canzone, il negozio della via del centro, no? Se voi entrate in un negozio di quelli e volete un mobile, un quadro, un tappeto, non è l'Ikea, lì dovete pensare, io qui entro, prendo una cosa di valore così, lo pago, che è così. Potete entrare nella concessionaria della Lamborghini, pensare di uscire con una macchina con 10.000 euro,
Se voi andate al concessionario delle Panda, uscite con la Panda. Il Volino, al massimo prendete un cerchione, il ruotino della Volino. Va bene? Quindi questa è una cosa così. Io sono assolutamente dell'idea che la tesi, tutte le cose, anche dal punto di vista professionale, sono brevi, veloci, in genere i soldi pochi, subito, senza tante cose, oppure uno decide a un certo punto di impegnarsi, cioè io sto qui 6 mesi, 9 mesi perché voglio imparare questo, ed è un'altra cosa. Quindi o la Panda o la Lamborghini. La via di mezzo, per esempio la Fiat 500 Abarth, palliativo, nel senso che un po' fa un po' di rumore e così via, poi un po' più veloce, però non sarà mai nella Lamborghini e mi costa il doppio o triplo della Panda, e allora prendo la Panda piuttosto. Bene? Quindi sono scelte vostre su cose su cui non voglio entrare sotto. Oggi vedremo in particolare, imposteremo il primo elaborato. Lavorato zero di analisi strutturale, che dopo mi consegnerete quando farete l'esame. Quando farete l'esame, voi arriverete prima, che consegnerete prima, tutti gli appunti che io faccio alla lavagna, scritti a mano, ordinati con tutti gli schemi, d'accordo? Con eventuali vostre integrazioni, su qualche aspetto che vi è interessato, in particolare, per esempio, che ne so io. Tutti i ponti, ci sono certi ponti che magari hanno uno schema, si dice, a cavalletto, quindi hanno per esempio le pile inclinate, che dal punto di vista estetico ha un suo pregio, no? È una cosa più, ha dei vantaggi di eleganza notevole, quindi magari uno di voi si interessa al ponte a cavalletto del ponte XY e me lo descrive, me lo guarda, lo analizza e mi vede quali sono i pro e i contro. D'accordo? Quindi, elaborati in questa maniera. Poi, proprio parlando di elaborati, ci sono queste cose che voi dovete avere in testa. Gli elaborati sono non esercizi accademici. Quello che facciamo oggi, per esempio, sarebbe un elaborato da mettere nell'appendice della vostra relazione di calcolo su un ponte. Secondo, seguendo il capitolo 11 delle norme tecniche, capitolo 10 delle norme tecniche, cioè il progettista deve inserire in fondo come appendice la validazione del codice di calcolo che ha utilizzato con degli esempi che siano pertinenti e significativi. No? Ecco, questa cosa qui è fatta non perché io come normatore abbia paura che Saturnina, Ansys, Strauss, così via, questi codici di calcolo qui siano fatti male. Ormai i codici di calcolo sono tutti fatti più o meno bene, qualcuno fa cose di più, qualcuno fa di meno, no? Anche qui c'è quello che costa di più, quello che costa di meno, quindi il normatore non è preoccupato del fatto che tu hai usato un codice di calcolo bacato, anche se la cosa è più sottile, dopo discuteremo anche di questo, no? È chiaro che tu mi prendi un codice di calcolo fatto dal mio amico che sta nell'alta bergamasca, forse qualche dubbio ce l'ho, ma a parte questi casi qui non è il software il problema è che utilizza il software. Quindi questa appendice qua voi non è che validate il codice di calcolo, validate il progettista, perché così dimostrate che quello che ha utilizzato quel codice di calcolo, che va sicuramente bene nel caso eccezionale, lo sa usare correttamente, no? Quindi va vista in quest'ottica, quindi non è che dovete dimostrare Saturnina, Strauss, Abacus, eccetera, vanno bene. No, dovete dimostrare che voi lo sapete usare. Che è differente. La relazione di calcolo quindi si compone quello che mi fate, l'elaborato che mi fate, è quindi un qualcosa, un documento, magari fatto a pezzi, che voi dopo dovreste comunque presentare se dovete progettare un ponte o generare una struttura. Una di queste c'è questa validazione del codice di calcolo. Che per esempio cominciamo oggi. Per scrivere una qualsiasi relazione sulla struttura, il progetto della struttura, gli strumenti, gli aspetti da considerare sono fondamentalmente
questi. Uno, la parte testuale. La descrizione del ponte. Questo ponte si trova a Ravenna, supera il canale del porto, pim pim pum. Poi, una parte di segno. Una parte, se volete, di calcolo. Allora, la parte testuale, il testo, chiaramente sarà un testo, per esempio, se vediamo Office, in Word e così via, anche in PowerPoint, sembra che sia una cosa assodata, però questa cosa qui dobbiamo avere l'idea assolutamente chiara. Fermo restando che nella mia relazione, nella descrizione del ponte e così via, non ci possono essere errori grammaticali, ovvio. Poi però anche il testo, una relazione di calcolo. In questi giorni sto facendo una relazione di calcolo per una serie di strutture ad arco che hanno uno sviluppo lineare più o meno di 150 metri e poi in pianta si spostano varie lisce, hanno una distanza massima intorno a 50 metri, quindi hanno una superficie, più o meno coinvolgono una superficie, pensando tipo una portaerei, sostenuta da una serie di archi, su sviluppo in direzione longitudinale 150 metri e in direzione trasversale 50 metri. Questa relazione di calcoli che ho scritto qua è intorno alle 800 pagine, no? Di sezione testuale, di verifiche sezionali, contatto dei disegni del tracciato, così, no? E verifiche. Fermo restando che una cosa assolutamente da evitare è questa. Io ho queste 800 pagine, le potrei far diventare 50.000 se stampo tutte le coordinate nodali, tutte le incidenze di elementi. Questa è una cosa becera. Se qualcuno vuole le incidenze nodali, le salvo su un DVD e le do a parte, ma non stampo 50.000 pagine di carta, taglio due se vuoi per niente. Quindi io voglio togliere nell'azione calcio quella testuale, voglio dire solo la spiegazione e le verifiche, non l'elenco pedestre dei 50.000 nodi che è la mia struttura, la X, la Y, Z, tutte 50.000. Quindi per esempio quando io controllo la relazione di calcolo, se mi arriva un malloppo così, io prima di tutto quando comincio una perizia o controllo una cosa, metto tutti i documenti sul mio tavolo, poi prendo il metro, il righello, il metro, alle volte il metro dal muratore e misuro quanto spessore. Quando vedo che in tutta questa carta, in queste risme di carta, fronte retro, punto 6, ci sono tutte le coordinate nodali, le incidenze, questo e quell'altro, questo già depone male per chi mi ha dato questa cosa. Perché voleva, come un bambino, che voleva farmi dire, mamma, hai visto quante cose ho fatto? E hai ammazzato 10 POP per farmi vedere, sono numeri inutili, inutilizzabili. Quindi la parte testuale deve essere anche, faccio riferimento alla parte nobile, quindi non di relazione. Allora, voi non sapete scrivere. Io non so scrivere. Qual è il documento in pagine, il numero di pagine più lungo che avete fatto? In Word? 10 pagine, 100 pagine? 130 pagine. Quante volte l'avete fatto? Se riguarda due volte. Allora, in generale, a parte magari la tesina che abbiamo fatto al liceo e così via, non credo che possiamo dire che siamo dei grandi scrittori. Allora, il documento è come un libro, quindi deve essere strutturato. Quindi ci deve essere prima di tutto un indice. Tutti i punti, esattamente come abbiamo fatto la tecnica di costruzione quando abbiamo fatto lo scritto di tecnica, non è una spadafiata di colpo, c'è tutto un indice, con una modalità precisa con cui si scrive. Ad esempio, le relazioni
4, 3, no, 4. Se ho delle illustrazioni per archivi, ormai si usa solo la 3, perché al limite si può piegare con una 4. Formati più grandi è difficile, perché dopo non si riescono a trasmettere e immagazzinare. Perché se è vero che dopo ci vuole sempre un documento digitale, però bisogna anche scorrere quello cartaceo. Quindi in genere sono queste, poi chiaramente ci sono dei particolari, delle tavole che sono più grandi e si fa giustamente. Però finiscono di essere l'indice, poi ci deve essere l'intestazione. Nuovo ponte Volga, sotto chi l'ha fatto, la data, qui è stato fatto il documento, eccetera. Poi voi guardate le mie relazioni di calcolo, voi guardate le relazioni di un professionista serio, a maggior ragione dei disegni, sia che siano in A3 che siano anche più grandi. La pagina di carta è la tela di un quadro. Quindi ci deve essere equilibrio su come disponete le cose. Quindi se voi fate il disegno così, scegliete la 3, non è che tutte le cose, tutti gli oggetti, tutti i disegni stanno qua nell'angolo. No. Su questo lo volete rappresentare, lo mettete in centro, e poi lo scegliete con una scala che sia la più grande possibile, compatibile col foglio. Quindi se questa è scala 1-100, magari se lo fate 1-50, si raddoppia il disegno, però è più centrato, no? Dopo non è che scelgo la scala 1 a 66.6 periodico, no? Però fare un disegno, fare la relazione è come comporre un quadro. Tutta la pagina deve essere utilizzata, se no mi utilizzate una pagina più piccola. E quindi per esempio anche se nella vostra relazione di calcolo alla fine si arriva, vi restano fuori due figli, due righe della relazione di calcolo che occupa una pagina intera della cosa, in termini editoriali queste qui sono dette righe orfane, potete immaginare perché non vanno bene, queste due righe qua le spostate alla pagina precedente, cambiate la spaziatura, fate un po' più stretto, quello che volete, va bene? Anche la scelta del carattere è importante, va bene? Il carattere deve permettere la completa leggibilità. Noi abbiamo anche dei simboli che hanno 27 pedici e 32 apici, quindi se mi scrivete tutto piccolino si capisce niente, quindi deve essere anche equilibrato questo. Ricordo che non è il mondo che deve capire noi, siamo noi che dobbiamo farci capire dal mondo. Quindi per esempio la cosa migliore per irritare un collaudatore, una persona che vi controlla e così via, è presentare una relazione di calcolo che sia disordinata e leggibile, perché chi è dall'altra parte subito si insospettisce. Questi non mi dicono tutto, c'è qualcosa di nascosto, cercano di truffare, e allora lì si entra in una spirale di mancanza di fiducia che è fatale, d'accordo? Quindi voi dovete cercare di essere proattivi, il più chiari possibili, concisi, perché io sono collaudatore, non ho voglia di stare lì a leggere 100 pagine sulla pietra focaia che avete trovato sotto il ponte, non mi interessa, non mi fate perdere tempo, mi irritate, d'accordo? Scrivete solo le cose che sono necessarie e basta. Io uso questo. Non sono brillante come voi, non sono intelligente come voi, ma non sono neanche stupido. Quindi dopo vi lascio questo qui, queste sono diverse edizioni. Questo qui, vediamo se c'è scritto quando l'ho comprato, del 90. Quindi, quando ero ancora bambino, no? Facevo il dottorato e cominciavo, avevo bisogno di soldi, quindi facevo i miei capi a Milano, mi davano da calcolare travi prefabbricate e ponti. Io mi sono dovuto prendere questo che dice come si scrive. Dopo ve lo lascio, adesso c'è l'edizione nuova,
che sono più di nuove edizioni, c'è anche la parte di come si scrive dal punto di vista digitale e così via. Chiaro? Se voi presentate un elaborato che non rispetta questo, oppure un altro manuale di stile, no? C'è uno anche della Sapienza e così via. Tutte le amministrazioni per semplificare il linguaggio e così via ne hanno tantissimi, no? Quindi potete anche scaricare, se cercate manuale di stile, trovate anche dei manuali in PDF e così via. Fate come volete, però la relazione deve essere ordinata in questi termini qua. Chiaro? Questo fa parte del nostro modo di presentarsi. Io posso andare in giro anche in scarpe da ginnastica, con la maglietta e così via, ma il mio documento è ineccepibile. Deve essere ineccepibile. Delle cose più dure io ci metto un giorno una pagina. Chiaro? Un giorno una pagina perché soppeso le parole, cerco i sinonimi e così via. Io ho fatto uno sforzo enorme perché non sapevo né leggere né scrivere decentemente, no? Anche parlare ho difficoltà ancora perché sono tutto, ho avuto un'infanzia un po' e anche la gioventù un po' scombussolata. A un certo punto mi sono reso conto, nel 90, ero al primo anno di dottorato, vuoi mangiare, fai il ponte con i calcoli, va bene, però devi scrivere anche in maniera decente. Chiaro? Io su questa cosa qui, sugli aspetti professionali come questo, non transigo, perché quelli che stanno nell'ufficetto universitario, non escono mai a fare esercizi accademici, possono essere anche brillanti, fare quello che vogliono, perché tanto non si scontrano mai con la realtà. Siccome io, quello che scrivo, dopo va in mano a tutti, e tendenzialmente io penso che ci siano anche delle persone che vogliono contrastarmi in quello che scrivo, io sto attento a tutto. Va bene? La cosa migliore che a me può arrivare, anche magari quando un avvocato oppure il magistrato, il PM eccetera, chiaramente non capisce niente dei punti, dei metti finiti, questo o l'altro, però mi dice guardi, la sua relazione è limpida, ha questo ordine logico ed è chiarissima. Poi è chiaro che non posso parlare dei fenomeni neurologici del ponte perché non è il suo mestiere, ma la logica, il vostro ragionamento, l'argomentazione traspare. E tenete presente che più è elevata la persona che vi sta di fronte, più soldi ha, più commendatore è più importante per queste persone, è più importante come scrivete, come argomentate, che l'aspetto tecnico. Ci sono 10 bulloni, vabbè, dice professore, dice ingegnere, ce ne sono 20, cambia niente. Però se voi non riuscite a trasmettere al grosso dirigente, al ministro, un presidente di una cosa, la vostra idea chiara, che è in italiano, non farete mai niente, sarete sempre a lottare nella trincea. Non è così. Quindi questa è una cosa essenziale. Poi, il disegno alla stessa maniera. Il disegno parte, e io apprezzo anche tantissimo, e valuto tantissimo, dagli schizzi, fatti a mano, gli schemi fatti a mano, così che dopo vi farò vedere chiaramente quando saremo più in intimità alcune cose di alcuni miei lavori, come ho fatto, come ho scritto, come ho disegnato, come ho concepito la struttura, come ho trasmesso l'idea al committente, come ho convinto la controparte, guarda che si fa così, no? Questa dei disegni a mano è l'eleganza assoluta. Il momento topico della vostra carriera sarà questo, come progettisti, come ingegneri, come consulenti. C'è un tavolo così, ci sono 10 persone intorno, mettiamo all'inizio che siano tutte persone friendly, quindi non ci sono controparte, perché se no a seconda di come vi sedete, state da una parte, quelli che stanno dall'altra parte sono nemici. Però diciamo, una situazione più tranquilla in cui siamo tutti intorno per riuscire a risolvere il problema. Qui, o meglio seduto qua, chi c'è? C'è un vecchietto, un significante, una persona che dice ma chi questo sarà, un genome e così via, che invece è il più esperto, quello che guarda la partita e siccome non è coinvolto nella partita giudica, osserva dai voti,
e si rende conto se effettivamente chi parla dice cose in maniera convinta oppure no. Poi in genere le soluzioni, le riunioni quelle più delicate sono così: all'inizio c'è un problema, all'inizio tutti si sfogano, tutti aprono la ruota del paone, vogliono dire fare questo, quell'altro, quest'altro, così. Oh, io ti carico la parte sismica fino al centro della terra e così, così questo là. Poi dopo un paio di ore di sfogo, in questa maniera qui, in cui ognuno si fa vedere bello, no? Le persone improvvisamente cominciano a stare zitte, perché hanno finito, non riescono, non sanno più cosa dire. In particolare non sanno cosa dire sul problema che c'è sul tavolo, non sul fatto che sono stati 5 anni a studiare le onde sismiche al Caltech. Su quel problema lì non sanno più cosa dire. Allora in quel momento lì ricordatevi di queste cose quando farete le vostre riunioni. All'inizio poi sarete nelle riunioni, voi non aprirete neanche bocca, sarete solo testimoni, il vostro capo vi farà arrivare a questi tavoli per farvi capire come si svolge. Poi a un certo punto, quando lo sfogo è finito, resta il problema sul tavolo. Come si fa? Allora, in quel momento lì, mi fa, professore, che facciamo? Allora, in quel momento lì, sul banco, sul tavolo vuoto, c'è solo una risma di fogli, e prendete un po' di fogli, e bene, e tutti o meno. Le mie iniziali, FB, 30 ottobre, 30 settembre 2021, adesso si fa così. 1, 2, 3, 4, qua c'è il disegno di come si fa. A mano. In quel momento tutti, oh, professore, ci ha salvato. Ed è così, il momento cruciale è quando avete il foglio bianco e voi scrivete i punti da fare e tracciate lo schema di come si fa. Dopo ci saranno migliaia di calcoli, cose così, ma in quel momento voi avete acquistato il ruolo di capo, di persona che risolve il problema. Va bene? Poi l'auto, cade il BIM, tutte cose così. Ci saranno decine di giovani ingegneri, giovani architetti, periti che fanno tutte queste cose che sono importanti, però sono solo di sviluppo. No? Voi avete trovato il bandolo della matassa del problema. Ci sono questi 5 punti da fare in questo ordine, vi fate queste indagini qui, poi la soluzione è questa. Punto. Chiaro? È come samurai che a un certo punto in mezzo al casino, avete il mercato, così, tira fuori la katana, spada filata, taglia il problema. Basta, non c'è altro da dire. D'accordo? Quindi questo è l'importanza del disegnare a mano e anche dell'avere in testa un indice delle cose da fare. No, perché non è che mi invento uno degli aspetti, io non è che sia particolarmente sveglio o capace come consulente, però questo io studio prima, studio il problema, studio gli avversari, guardo cosa hanno fatto, guardo su LinkedIn che profilo hanno, mi preparo alla battaglia, sono preparato, dietro con me, nella mia borsa, tutti i fogli, i manuali, eventualmente se la cosa prende una brutta piega, io tiro fuori, guardate che quello che ho scritto qui è preso tale quale da questo libro qua, quindi non lo sono inventato io, questo è un testo sacro sui ponti, vedete questa frase è scritto così, chiaro? Se invece la cosa va liscia, io tutte le armi me le tengo da parte, non le faccio neanche vedere, perché sono mia conoscenza, mio tempo, e quindi questi mi pagano anche per la mia conoscenza, se le dico subito la soluzione c'è su questo libro, si comprerò il libro e mi dico guarda, questo non ci serve più. No? Anche quello che sapete in termini di libri, di conoscenze così, voi sarete pagati per questo. Va bene? Non perché sapete fare il disegnetto con AutoCAD. Sì, quello magari lo sapete fare, oppure non sapete fare particolarmente, oppure magari c'è un giovane geometra che ha 16 anni che è molto più sveglio già di voi che ne avete 24, che siete già un po' così. Quindi questo è un aspetto da considerare. Faccio anche notare che crolla un ponte. E chi è la responsabilità? Si vanno a vedere i documenti depositati. Il documento che ha valore legale, per dire chi ha fatto quello, è chi ha firmato i disegni.
per dire, se anche la relazione è fatta giustissima, perfetta, così, però il disegno è fatto male, sbagliato, questo ha portato al crollo, questo conta. Va bene? Quindi il disegno è il documento legale che testimonia la responsabilità del progettista, quindi non può essere fatto così sulla carta di formaggio in qualche maniera, no? Bisogna stare attenti a cosa si dice, cosa si firma, redatto, revisionato, approvato. Chi è che ha approvato il disegno? Quello è responsabile. Chiaro? Quindi anche voi, se doveste vedere, sapere chi è il responsabile, guardate i disegni. No? Questo disegno è che nome c'è che l'ha approvato? Quello è il responsabile numero uno. Calcolo. Anche qui sul calcolo ci sono tante ingenuità. Soprattutto dalle persone che citano il software ma non hanno mai fatto un calcolo. Io vi dico subito che alla mia tarda età di 58 anni, quando c'è un problema delicato, difficile, per esempio effettivamente c'è per esempio la magistratura di mezzo e il PM mi dice con tempi questo professore, questo è giusto o sbagliato, io dopo tutti i miei collaboratori sveglissimi, bravissimi, manettatori molto di più di me, che sanno usare tutti i codici di calcolo del mondo, io mi rifaccio il mio modello da solo sul mio Eurostar perché voglio convincermi personalmente, no? Io non voglio riportare in sedi così delicate i pareri di altri, anche se sono i miei collaboratori con cui lavoro da 10-15 anni e di cui sono mi fido ciecamente, però non totalmente cieco. Sono i problemi in cui non mi fido di nessuno, a parte di me. D'accordo? Quindi, lo strumento di calcolo, l'analisi strutturale, è uno strumento per capire come funziona la struttura, capire eventualmente come migliorarla, se sono in una fase forward, oppure capire perché è andata male in una fase backward. No? È una comprensione diretta. No, le cose dirette hanno tutt'altro valore, no? Perché come se voi pensate, un conto essere stato per un soldato in Afghanistan sotto la sparatoria, come dicono i militari in fase condotta, un conto essere stati a casa oppure andare a fare un talk show e parlare della guerra, no? se io sono al bar e prendo l'aperitivo lì a Milano, incontro i miei amici, anche che magari non sono neanche laureati, posso parlare di questo e quell'altro per sentito dire, no? Come quando magari si parla di calcio, di cose. Se io però devo mettere la mia firma su una cosa, e soprattutto in base alla mia firma ci sono delle conseguenze rilevanti, perché magari condannano uno, oppure tengono aperto un ponte perché magari invece bisognava chiuderlo, e lì è un'altra cosa. Anch'io la vita sociale con cui magari con i miei amici le cose, parlo anche della Formula 1, che ne so io, di cose o di calcio oppure altre cose così. Se è una cosa professionale, no, questa è un'altra cosa. Va bene? Quindi il calcolo, soprattutto per voi che siete all'inizio, dopo diventerete progettisti, anzi se diventerete più grandi progettisti, il calcolo dopo lo potete quasi dimenticare perché sapete già come va a finire la cosa. Però all'inizio è così, è una disciplina con cui voi sviluppate un certo percorso di indagine, capite come funziona la struttura, come può essere migliorata oppure come mai è caduta. No. Il codice di calcolo. Seguite magari le trasmissioni qui di cucina, no, cercando la ciuola. Quanti coltelli ha? Prende la ciuola nella sua cucina. Ce n'è uno? No, ne ha tanti. No. C'è la mezzaluna. Cosa serve la mezzaluna? Il prezzemolo. Poi c'è il coltello da formaggio che è in mezzo del buco perché così non aderisce il formaggio da una fetta all'altra. C'è
coltello per la carne, come quando andate a prendere la bracciola, il carmelo, il coltello, e così via. A seconda di quello che volete fare, avete coltelli diversi. Quindi la domanda, ma qual è il codice di calcolo che utilizziamo? È già mal posta, nel senso che adesso ne scegliamo uno. Poi guardate, però, ce ne sono altri. Io personalmente ho queste licenze commerciali. Licenza commerciale vuol dire che ciascun oggetto è costato un 20.000 euro più o meno. Quindi io, il mio sarà 2.000. Il mio Strauss. Il mio Ansys. E il mio Nastra. Va bene? Perché ho questi? Io sono un cuoco come il cannavacciuolo, quindi non è che faccio soltanto la pizza, io faccio un sacco di pietanze, quindi ho coltelli differenti. Se per esempio io devo fare un problema di telaio, questo mi va bene. Se ho un problema di struttura a guscio, di piastra o di lastra, questo mi va bene. Ho un problema dinamico in cui devo importare per esempio le storie temporali stocastiche della velocità del vento su tutto il mio ponte, quindi devo inserire file enormi di dati mettendo una forzante per ogni punto sulla mia struttura che ha 5.000 nodi, questo. Tu vuoi fare il tuo, tu vuoi calcolare questo impianto industriale, questi serbatoi, questo, queste condotte, questo piping, ma sì, io posso, no no, il calcolo deve essere certificato, quindi ti impongo io di usare il software giusto, perché così sono sicuro che quel software si adatta al problema che ti sto dando in mano. Questo non è il sindaco di Zagarolo, così via. No, questa è la grossa industria petrolchimica, dice guarda, tu mi fai i calcoli così. Allora, lo strumento ad usare è questo, perché è quello certificato che funziona. Hanno visto gli americani, ci hanno messo la certificazione in questo caso qui, quindi così te lo impongono, vuoi farmi il calcolo, lo fai con questo strumento, no? È come se voi andate in un ristorante, dite il ristorante chilometri zero, non è che potete pensare di prendere il grano fatto in Romania o in un altro posto, no? Se è a zero, usi questo. Come vedete ci sono diversi livelli, no? E come pensate, come vedete, non è che spendo soldi a comprare cose che non mi servono, e purtroppo è così. Come anche se voi siete militari, se voi siete soldati, avete il coltello, la beretta, il fucile, eventualmente la baionetta e la bomba a mano. E perché sono usate in situazioni differenti. Se voi avete tutti i nemici intorno, non potete tirare fuori la beretta, sparare un colpo così o il fucile, tirate fuori la bomba a mano. Se voi avete un avversario solo vicino, non è che potete tirare giù il fucile, mentre adesso metti in spalla, no? Lì si va di coltello. È così, no? Quindi dovete pensare a queste cose, non esiste un modo per squalificarvi e dire, no, io so usare come sapete usare, io ho usato questo. È così, no? Quindi, per esempio, una cosa anche da pensare è questa. Viene tutto? Io siccome sono vecchio e qui ho il più alto grado, io uso questo, perché per me è quello più friendly, in particolare per i ponti è quello che, con cui mi trovo meglio. Strauss, per esempio, dicevo prima, va bene per struttura piastra, lastra, guscio. Ecco, vedremo, sono strutture guscio, dei tubi, no? Se volete sono anche come le petroliere, che sono strutture filanti con sezioni tutte uguali, quindi va bene per questo. E se fosse stato invece il grattacielo, magari questo poteva andare bene, no? Fermo restando che, ripeto, dopo anche fuori nel mondo professionale bisogna avere flessibilità. Per esempio, certi concessionari impongono ai consulenti, tu mi fai la verifica di questo ponte, usi questo. Altro ottimo codice di calcolo è Midas,
interessante di Strauss è che nella fase di concezione della struttura, quando io devo verificare, vedere complessivamente come funziona la struttura, quindi la geometria complessa di tutta la struttura, questa è un'interfaccia notevole, significativa, prende. Gli altri sono più difficili. Per esempio, una geometria con ANSYS, oppure analizzare una struttura telare con ANSYS, non vuol dire che sia un dolore, però è così. Perché ANSYS, per esempio, è un programma di calcolo tendenzialmente sviluppato in ambiente meccanico, quindi per esempio per i motori, per i pistoni, l'automotive. Le nostre strutture a telaio è un po' così. Però per esempio se io ho il ponte sospeso in cui ci sono le storie di vento nodo per nodo, allora tutto questo. No. Quindi ci sono tutte queste simpatie e antipatie. E d'altra parte, scusate, non c'è nulla di differente rispetto a quando noi dobbiamo comprare una macchina. Che macchina compriamo? Se abbiamo pochi soldi, un Panda. Se abbiamo un po' di soldi, prendiamo per esempio un Roadster, lo Z4. Lo Z4 va bene per andare nella nostra casa in montagna? No. Allora mi prendo un fuoristrada. È meglio lo Z4 o è meglio il fuoristrada? Dipende cosa ne fai. Se tu vuoi andare in montagna con lo Z4, tocchi continuamente il buco. D'altra parte, se ti prendi un fuoristrada e vai in autostrada, a 130, 120 all'ora, 100 all'ora, perché sennò dopo consumi, è così, no? Oltretutto le gomme scanalate in fuoristrada, se sono sulla roccia, sul terreno, vanno benissimo, hanno aderenza minimica. Sull'asfalto scivolano, perché non hanno il grip giusto. Quindi ogni strumento ha il suo utilizzo. Quindi, per intenderci, voglio far vedere gli esempi, io utilizzerò Strauss. Voi, se utilizzate Strauss, bene, avete magari una cosa diretta con me. Se no, se usate un altro di questi codici di calcolo, va benissimo. No? La cosa di base, avete presente che forse se io uso Strauss su questi tipi di struttura, forse è anche perché ci ho pensato, ho provato altre strade e così via, adesso col poco tempo che ho, con i sensi che si affievoliscono, forse questo è quello più semplice, più friendly per questa cosa qui, ma potete usare quello che volete. Ma, tra l'altro, per esempio, pensate anche, non dovete preoccuparvi che magari voi sapete questo, adesso qui si usa questo, perché questa è una skillness in più che imparate. Sapete usare sul vostro curriculum, mettete più i codici di calcolo, sapete usare. Ed è un vantaggio competitivo. Voi siete qui per imparare. Quindi, senza esagerare, un paio di codici li potete anche utilizzare, no? Quindi c'è questo aspetto. Per esempio Midas è un ottimo codice di calcolo, però la parte in cui è forte è la verifica. Quindi voi dovete avere già tutta la struttura progettata, questo e quell'altro, e poi vi fa questo, vi fa in maniera notevole tutte le verifiche secondo le normative NTC 2018, le normative ASHTO, le normative coreane e quello che vuoi. Questa è una cosa notevole. Mentre io con Strauss ho fatto i risultati, dopo di avere un foglio elettronico per farmi le mie verifiche, eccetera. Ma siccome io sono concentrato più sulla parte, diciamo, generale, concettuale, non mi interessa la verifica fino all'ultimo bullone, magari faccio fare al mio collaboratore, a me non mi trovo bene con questo. No? Perché inquadro problema, questi sono i punti deboli. Poi, la mia esperienza di sessi strutturali, quando le cose vanno male, non è perché avete sbagliato un numeretto al posto che 250 MPa, che il limite avete arrivato a 255, questo. Queste sono tutte cose che sono contemplate nei fattori parziali di sicurezza, quindi non è quello che fa crollare. Quello che fa la struttura sono i macro errori, accidenti. Tu mi hai messo uno schema che è labile, non hai pensato all'instabilità fuori piano. Queste sono le cose notevoli. Quindi io non ho mai visto, anche se ho incontrato i casi di errori
diciamo, cose veniali, la struttura, per tutto quello che non calcoliamo, ha al suo interno come riserve strutturali che la fanno sopravvivere. Macroerrori no. Va bene? Quindi questa è una cosa anche da pensare, non perché dopo allora, visto che tanto ci sono le riserve naturali, strutturali, posso fare quello che voglio, è questo. Però se dovete concentrare l'attenzione, perché magari quando vi ha chiesto il parere sulla struttura, pensate alle cose più importanti. Se è labile, ci sono delle cose che non sono state considerate altre. Poi, nel momento sia 1200 kN al metro o 1300, non è mai dirimente. Io l'ho trovato tante volte, ma non è quello che cambia, sono proprio gli errori quelli macroscopici, per cui uno dice, ma come ha fatto il progettista a non rendersi conto di questa cosa? Come ha fatto? Anche un bambino, cioè, quindi questa è quanto riguarda il calcolo. Che ore sono? Mi fate fare una pausa di 10 minuti così mi rifocillo, così dopo quando torno questi temi dopo dobbiamo tornare più volte, perché adesso ve l'ho messa giù l'acqua di rose, dopo questa è una cosa, chi sa fare i calcoli, chi sa scrivere e così via, non voglio dire essere progettista, perché quello dopo la progettazione è anche un atto creativo, artistico, quindi non è che noi ci vogliamo domani siamo creativi artisti, no? Quindi dobbiamo comunque seguire delle regole, però è una cosa che viene dopo. Però la parte di diligenza, cioè scrivere, disegnare, calcolare, questa deve essere fatta e deve essere ineccepibile. Dopo quegli anni, vedendo come si comportano le strutture, a un certo punto si accenderà una lampadina in testa e la prossima struttura che avete di fronte la progettate voi, no? Però è tutto un percorso. Mentre vado sopra a prendere qualcosa, vi lascio manuale di stile da guardare. Ripeto, voi scegliete, come vi lascio scegliere con la città quello che volete, fate quello che volete, però la relazione deve essere ordinata, chiaro? Se no non va. E poi vi lascio un altro testo, che è questo, su come si organizzano, come si scrive gli indici delle relazioni di calcolo, i problemi. Se volete, il modo con cui anche io penso a quello che devo fare, no? Allora qui scrivo 5 punti da fare, io pensavo questo. D'accordo? La nostra è un'attività ordinata, strutturata, che segue un processo logico. E chiaramente più la struttura è importante, i ponti sono importanti, più ci vuole cura, attenzione a fare queste cose, d'accordo? Quindi riflettete su queste cose. A casa come va? A casa come andiamo? Bene, professore. Va bene. Rosito? Sì. Come andiamo? A posto. Beh, Champions non tanto. No, in questa no. Va bene, sentite, non scollegatevi, no, perché sennò dopo ricomincia tutto il collegamento, eccetera. Io vado su nel mio ufficio, bevo qualcosa, 5 minuti dopo torno giù. Va bene? Non scollegatevi. Va bene. Ok? Va bene. Ok. Lei mi controlla che non sparisca niente. Va bene? 10 minuti ci arreggiamo e dopo mi prendiamo. Thank you.
so. Sta lì? Prima o seconda fila? Prima fila. No, no scusa, seconda. Quello della seconda fila mi sa che è andato in bagno. Infatti perché non lo trovo più. Progettazione, però solo che negli altri due esami, cioè perché ha visto che ci sono di progettazione, ci sono tre bloccati, progetto teoria e dinamica, gli altri due ho messo uno lui e l'altro sì, design, di Pompei, che però è nel secondo semestre, e gli altri due ho messo riabilitazione, cioè all'interno della mura vera, no? Quando l'anno scorso ho iniziato a seguire? Esatto, tranne sismic design, anzi all'inizio ho messo tipo riduzione del rischio sismico, però poi quando ho seguito Pompei nel primo semestre, è fortissimo, cioè è proprio bravo, si fa male. Io non l'avevo fatto Bambin. Allora, non l'avevo fatto nemmeno io poi l'ho fatto, figurati che ho fatto prima lui. Prima Bambinina? Sì. Sì, può fare. Però, cioè... Bambinina fa tantissime domande, invece. Lo so. Infatti, cioè, però guarda... Ma non riguarda il nome mio. No, guarda se li impara tutti, Li impara tutti, che dire. Figurati, sicuramente di carte ti dirà di fare la rappresentazione, perché la risposta a me tipo a me un'altra ragazza ci ha detto di fare rappresentante. Infatti ha detto che deciderà due persone. Lo sai che serve? Cioè che quando c'hai comunicazioni praticamente vai diretto con te, capito? Anzi, su questo è bello perché mi mandi anche il rapporto, cioè per dirti, certo. Poi l'anno scorso siamo andati fin tutti in tasse, no? Mm-hmm. Quando tipo, che so, succedeva qualcosa che si scollegava, tipo ti chiederà sicuramente anche il numero del telefono, cioè per farti capire. Io tanto ormai sto qui a Roma, solo vado a casa il weekend. Solo che cioè diventerà poi più avanti impegnativo perché c'è il progetto. Non so se progetto, sì, con due persone. Gruppo da due. Mm-hmm. Esatto. E già sai con chi. Ma oggi ho conosciuto un ragazzo, Alessandro Bracci, che sta da solo. Stava al gruppo con me l'anno scorso, con Franchina.
Infatti io ho detto subito, ma tu stavi in palanca. Infatti penso lo faremo insieme. Santo ragazzo. Perché mi è sembrato molto, molto tranquillo così. Sì, sì, so. No, poi c'ho tanta voglia di lavorare, non dà assolutamente nessun problema. No, infatti ho detto compagno ideale. Proprio... consigliato da base. Però ecco, pure l'anno scorso cambia. È un buon no, è la voglia. Allora io poi l'ho fatto, Frattino l'ho fatto a febbraio, ho fatto a gennaio lui e poi una volta che ho studiato cioè le cose che assurda, esatto. Poi ho studiato Frattino. Anzi all'inizio anche io pensavo che cioè, rappresentasse il limite. In realtà il limite lo rappresenta se tipo non hai studiato per niente Frattino. Penso se tu l'hai un po' almeno sì, lei. Certo, sì, perché poi quando fai progetto le cose vedi. Esatto. Perciò quasi così diverso. Sì. Distributore italiano che sta chiedendo agli australiani se è valida anche qui in Italia, c'è un'offerta per cui è il Covid. Le licenze per studenti sono per poi comunque dopo vi darò io e comunque non devo dire io che ci sono anche le versioni del mercato non ufficiale se c'è gestione di ponti, grandi strutture. Una volta il corso si chiamava Nocanti, ponti di grandi strutture. Adesso è stato ogni tanto cambiano. Allora, riprendiamo? Su questa parte qui avete qualcosa da chiedermi anche non so cose dovete l'esame ma prima di tutto oggettivamente non sappiamo cosa ci succede da qui a due settimane. Comunque tendenzialmente voi venite all'esame con tutti gli elaborati che avete fatto, poi vediamo se c'è possibilità di discutere qualcosa oppure no. Dopo, purtroppo non posso dirvi, cioè la cosa giusta sarebbe fare l'orale, il vostro elaborato, il vostro progetto e così via. No. Però io in questo momento qua non so cosa ci succede, purtroppo è così. No. Poi l'altra cosa che magari potete cominciare a trovare. Sul programma dei due corsi, parte 1 e parte 2, ci sono sotto i contenuti, che sono più o meno di riassunto di Stravagna. Poi sotto ci sono i riferimenti bibliografici. No. Sono tutti testi in inglese, tranne forse uno che è un testo vecchissimo del Sacrosanto. Sono reperibili in PDF su internet, quindi questo può anche avvantaggiarvi. Sono tutti in lingua straniera, quindi inglese e francese. Ho evitato di mettervi testi bellissimi in tedesco, no? Però voi nel 2020 non potete avere barriere linguistiche, quindi su questo non ho nessuna pietà. Imparate i 100 termini francesi, 100 termini inglesi, guardate le figure che sono bellissime. Servono a darci l'idea di come fare i disegni, noi, e così. Poi adesso, ripeto, se quando voi anche uscite, e dopo il primo lavoro che fate, dovete andare a fare una serie di ponti degli Emirati Arabi. Lì non è che parlano, vi parlano inglese, le normative che usano, le ASHTO, le americane, ma io ho studiato, non ho fatto una capa tanto sugli eurocodici, bravissimo, questo è a casa mia e usi gli altri.
Quindi voi dovete avere anche questa flessibilità qui. La cosa forse più importante che potete imparare, perché non potete pensare che il mondo vi prenda perché voi volete fare solo questa casettina di lavoro, non sapete fare solo questa cosa. Non è così. Voi dovete trovare il modo di incanalarvi, di inquadrarvi in quello che offre il mercato, quello che vuole, che è giusto che sia così. Non è che il mondo aspetta a noi. Non volete fare, ci sono tantissime persone bravissime che sanno tutto, basta. Andate a casa, la mamma piange. No? Perché è così, è una cosa dura. È giusto che sia così, perché questo. Altre cose sul... Professore? Sì? Mi scusi se la interrompo, sono Francesco Colombo da casa. E, io insieme a mio collega Ettore Muzzi siamo entrati in lezione, insomma, di selezione, e volevamo chiedere una cosa. Per conseguire la laurea dobbiamo acquisire il credito mancante per attivare altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi seguiremo questo corso con l'obiettivo poi di firmarci, insomma, le 25 ore che abbiamo totalizzato nel seguire il corso, per poi consegnarlo a Callisto e poterci laureare. E, insomma, volevamo dirlo, insomma, se... Dunque, 25 ore... Allora, a me, personalmente, i bollini burocratici non è che piacciono tanto. Perché effettivamente come tu vedi adesso andiamo a cena, dopo però a metà del primo piatto usciamo, è un po' così. Adesso dopo, guardate, io dopo a un certo punto firmo anche tutto, perché poi io penso che voi mai siete grandi e dovete prendere la vostra responsabilità, no? Sì. Però valutate anche questa cosa, perché allora piuttosto che prendere, cioè pensateci bene, perché dopo ho capito che c'è questa qui, la tipica gabella da fare per arrivare ai crediti, no? Però un po' è come se voi comprate, andate a teatro o al cinema, a metà del primo atto uscite, no? È proprio un po' così. Comunque va benissimo, guardate, fate quello, io tutto quello che posso senti, fare. Quando un po', scusi, vanno un po' per tutti i corsi, in realtà, in effetti 25 ore è configurante, abbiamo scelto il corso che più ci interessava e magari seguiremo anche in più, però vorremmo comunque provarci a lavorare a gennaio e... Bene, infatti, guardate, dopo io sicuramente sono puntiglioso sulla parte di calcoli, di cose, quello che è lavoro professionale, poi su queste fregnacce, scusi, burocratiche, dopo ditemi cosa devo firmare e firmo, va bene? Sì, ma sono assolutamente d'accordo. Perché dopo siamo d'accordo con lei, sì, è un po' così, ma... e sì, assolutamente. Guardate, io direi questa cosa qui, al posto che seguire solo 25 ore, dopo io devo farvi l'esame, devo dirvi, chiedervi qualcosa? No. Ma se volete 25 ore, dopo vi firmo quello che volete, così. Però se voi ripensate alla vostra carriera accademica, per non essendo che a gennaio vi volete laureare, giustamente, però pensate anche quante ore, quanti mesi avete passato per niente, no? Quindi magari pensate comunque, almeno fate una cosa unica, no? Dopo se volete fate i 3 crediti di cosa, io posso anche firmarvi una dichiarazione in cui vuole degli esami questo o quell'altro, però io docente di Ponti dichiaro che questa persona ha seguito tutto il corso di Ponti, purtroppo non è riuscito a fare l'esame, o una cosa del genere. Bene? Okay. Perché almeno questo, se voi andate fuori e presentate, fatto l'attività extracurriculare 25 ore, uno del mestiere dice, ma questo era il pedito, aveva bisogno di qualche cosa, e dice, ma almeno si dice, guarda, ho fatto questo perché è così, forse ha un po' più di senso, un po' più di, no? Pare anche un po' più dignitoso. Va bene? Posso andare avanti? Grazie. Allora,
culturali, ci sono quattro considerazioni, quattro regole da seguire. Zero. L'analisi culturale è una esplorazione, è una vicenda temporale in cui noi siamo a contatto con la struttura, esploriamo il suo comportamento, capiamo come funziona, se la dobbiamo progettare, capiamo come mai è crollata, se la dobbiamo vedere, dobbiamo fare la corsia. Io vi do la mia cattiveria e le quattro regole. Poi vi faccio fare l'esercizio, senza avervi spiegato le quattro regole, che vi spiegherò la settimana prossima, quando ci rivediamo, per vedere il risultato. Bene? Perché da punto di vista didattico, fare la prima le cose, che sicuramente sbagliate, è una lezione un po' antipatica, dura e così via, perché uno poteva dire, ma professore, se me lo diceva subito che si faceva così, io risparmiavo di i contorcimenti, il mal di pancia che ho avuto a fare questo esercizio. No, se io vi faccio vedere subito come si fa, voi non imparate. E vi fate così, basta. Ma in effetti non avete capito. Prima fate un tentativo con le vostre conoscenze, vediamo come viene fuori. Penso, cioè, sarei contento se venisse fuori perfetto, però non credo che sia così, perché più o meno vi ho spiegato come si fa, forse anche prima, nel corso prima che avete fatto, di cosa poi, fatto così, io sono cannavacciolo, quindi mi faccio fare la torta, poi se una torta verrà male, inclinata, un po' acida e così via, adesso ti spiego come si fa la torta, va bene? La regola zero è inserirci in un quadro di esplorazione e comportamento sociale, in particolare un'interazione tra noi che calcoliamo, le nostre conoscenze, il nostro giudizio e la struttura. Quindi c'è anche un aspetto puramente soggettivo, che per esempio qui dentro è anche legato a, pensate come esplorare una giungla, conto se entro io nella giungla non esco più, un conto se entra dottor Livingstone come è rimorto Stanley, quindi qui dentro c'è anche la parte di esperienza, come entro nella giungla e trovo il pezzetto. Uno, questa è una cosa zero, perché se volete anche un substrato, un contesto con cui voi vi dovete muovere, fare tutte le attività, in particolare applicare anche queste regole qua. La prima regola vera e propria è una regola di delimitazione. Sensitività. Anche questa non ve la spiego. Poi, la terza regola è una regola di ridondanza. In fondo c'è una postilla che riguarda tutte le considerazioni che noi facciamo su errori, barra approssimazioni. Bene, quindi in generale per quello che vi ho detto, come tutte le esplorazioni, come entrate nella giungla, dovete trovare del dorado, sappiamo se andare subito dritti, poi andare per un po' dritti, poi ruotare a sinistra, poi... Quindi in genere, qui dentro c'è un percorso che è iterativo. No, non è che subito a colpo sicuro trovo la via per l'Eldorado. Probabilmente faccio un paio di tentativi, ci sono dei detour, eccetera. Questo processo iterativo è governato a scala generale dal concetto di esplorazione del comportamento strutturale. Poi però a livello quantitativo, questo è un aspetto che è qualitativo, questo è un aspetto quantitativo. Quindi debole rispetto a questo, perché gli aspetti qualitativi sono più nobili, più importanti degli aspetti quantitativi.
d'accordo? Però sono utili i due, questo per il contesto generale, questo perché ci dà dei, dei giudizi su quando, per esempio, siamo arrivati a trovare le due ore. Chiaro? Io non credo che nel vostro percorso universitario abbiate incontrato una persona, che avete incontrato professori tutti più brillanti di me, tutti più bravi di me, tutti più capaci di me, tutti progettisti più bravi di me. D'accordo? Quindi io non vanto nulla su questa cosa. Quello che io vanto è che non avete, non credo che voi abbiate incontrato una persona che ha fatto tanti calcoli come me. Chiaro? Che mi faccio ancora adesso sul mio Eurostat, con il mio portatilino, i calcoli sulle cose difficili, che poi faccio per calcolare n volte i miei collaboratori, così e questo e l'altro. Chiaro? No? Allora, queste sono le regole che io non vi spiego, perché dopo, quando veniamo alla risoluzione dell'esercizio, vi fate vedere i vostri risultati. Settimana scorsa, la settimana prossima, discuteremo con precisione. Quello che vi chiedo è questo: risolvere il problema strutturale, quindi per intenderci la deformata, gli spostamenti, le deformazioni, il stato di sforzo, eccetera, di questa struttura complicatissima. Allora, io ho una struttura fatta così. Queste dimensioni qua sono 2 metri. Queste dimensioni qua sono 4 metri. Queste sono lamiere in acciaio. Quindi, siccome stiamo guardando per il momento, stiamo facendo problemi di verifica, l'unica cosa che conta è il campo elastico lineare, che ci sia il modulo, che è 2.100.000, no? E poi se è un S235, un S355, questo qua non ci interessa, non ha problemi. Poi lo spessore di queste lamiere sono 2 cm, quindi un tubo, no? Queste dimensioni estreme, e poi 2 cm di spessore. Poi cuore. Cominciate a pensare come risolvere il problema. Va bene? Chiaro? A voi. Dopo penserete anche chiaramente di prepararvi una relazione, quindi una descrizione testuale, eccetera, così anche vedo cosa scrivete, postiamo la pagina e così via. Questa cosa qui, questo esercizio qui, non è. Forse non è un esercizio accademico, ma per esempio
siccome questa è più o meno un tubo, un guscio, questo, a parte il fatto che è molto semplice, e quindi quasi un test, dopo può essere la tipica sezione di un ponte, con persone cellulari. Dopo nel ponte ci sarà anche la parte che c'è tutto fermato, tutte queste cose qui. Però diciamo è un esempio che potreste mettere come appendice sulla vostra relazione di calcolo per dimostrare, secondo l'NTC 2018, che voi il codice che usate e voi che lo usate funziona tutto. Va bene? Chiaro? Guardate che la relazione, la validazione del codice di calcolo, eccetera, ma chiedono anche a me alla metà d'età, e magari di fronte mi trovo a funzionare del genio che è stato mio studente, che magari ha bocciato anche 10 volte, però adesso che funzionario si prende le vincite. D'accordo? Dai, se volete cominciate. Io dopo sono qui, se proprio in emergenza urlate perché non sapete questo o l'altro, vi do una qualche spinta, però preferirei che faceste voi tranquillamente. È chiaro anche a casa? È chiaro? Sì, professore, è chiaro. Dai, proviamo, cominciamo a impostarlo. Perché qui adesso abbiamo una mezz'oretta e così via. È chiaro che se lo fate tutti adesso, in questa mezz'ora, questi 40 minuti, dopo siamo più tranquilli, più a posto. Se no, dopo, mercoledì prossimo, rifacciamo altro tempo su sta cosa. Va bene? Oh, scusi, qual è la dove è incastrato? La faccia dietro, quello dietro è incastrato. Okay. È un tubo, la faccia, diciamo, dietro, posteriore, è incastrata. No? Quella lunga 4 metri, no? Sì. No, no, tutto il contorno, la sezione dietro, è incastrata. Ad esempio, a cordoni di saldatura, tutto lungo 4 metri. Va bene? Siamo? Questa è la faccia dietro, che ha tutti i cordoni di saldatura. Una parete che adesso non mi interessa come è fatta. Poi, fuoriesce questo tubo, in questa maniera. Questi sono 2 metri, questi sono 4 metri, il tubo è lungo. Adesso getta a peso proprio, no? Quindi la condizione basica più semplice possibile e basta. Quindi è per andare in quella direzione che... Allora, perché tutto c'è uno spessore 2 cm. Allora, gli spessori sono 4 lamiere, il tubo è fatto con 4 lamiere, spessore 2 cm uniforme, no? Poi se mettete un sistema di riferimento, dipende dal codice di calcolo che usate, potrebbe essere asse X longitudinale questo tubo, o questo magari se usate Strauss questo è Y, mentre se usate un altro potrebbe essere tipicamente Z. Poi questa direzione qua, anzi questa parte qui, se no non c'è la terna destra, se c'è Y, se c'è Y qua, questa Strauss è X, Y, quindi terna destra, Z da questa parte, l'asse trasversale. Se invece usate, un altro codice, quindi l'asse Z qui, siccome questo è l'asse X, è la terna destra, questo deve essere l'asse Y. Va bene? Quindi a seconda delle convenzioni, quindi visto di fronte, la vostra sezione rettangolare, il vostro tubo è fatto così, 4 metri, 2 metri, la sezione cava, lo spessore è 2 cm da tutto. No? Se uso questa convenzione qua, per X, Y, Z, questo è la punta dell'asse X,
questo è l'asse Z, guardando da questa parte del cubo, questo è l'asse Y. Va bene? Siamo? Se avete un altro asse, un altro sistema di assi, cambierà così. Va bene? Io suppongo che la gravità agisca dall'alto verso il basso, quindi la gravità agisce. Va bene? Ci siamo? Chiaro? Quando si abbassa, per esempio, la struttura in questa sezione? Un attimo, dopo vengo lì da voi e vedo come andiamo.
visione esatta della differenza. E poi ieri vieni da lì. Guarda, il mondo numerico ha finite interrogativi. Non la licenza, ma la licenza del sistema. Dai. Questa è la legge di Murphy, no? Per esempio, io quest'anno non ho mai avuto mal di testa. Oggi cominciano i corsi, ho 6 ore di lezione, ho mal di testa così. Professore, si abbassa un centimetro circa, punta. Allora, deformazione massima, fiducia massima, circa un centimetro. Facciamo così, problema strutturale semplice. Lei dice, se mi dà questa risposta qui ed è giusta, va bene. Se è sbagliata, le do riprovato al corso, che è equivalente alla responsabilità del timbro. È sicuro, sicuro? Ricontrollo, là. Guardate, questo del piccolo, se volete anche, può sembrare un esercizio, tutto quello che volete, così, no? Io l'ho fatto semplice apposta, perché pensate quando effettivamente avrete un ponte con tutta la complessità geometrica, materiali differenti, tutte queste storie, pipì, bum, bam. Io vi chiederei questo, pensate alla vostra soluzione, poi scrivetemi qualche documento, qualche paginetta in cui mi dite il problema strutturale è questo, come se fosse la relazione di calcolo di cui abbiamo parlato prima, no? Qui ci saranno un paio di paginette in cui direte la descrizione del problema, cos'è, gli aspetti geometrici, la modellazione, i risultati, va bene? Quindi fatemi per favore questo documento qua, pensandoci bene, d'accordo? Perché io, la mia cattiveria, vi ho dato un problema complicato, se volete anche molto complicato. Quindi io preferirei questo al posto, vi lo prezzo se avete il coraggio nello slancio di mettere sul tavolo una soluzione, però io preferirei che ci pensaste su questo fine settimana, mercoledì prossimo, mi dite, guarda, se volete mi stampate anche le 2 o 3 paginette della vostra relazione, così dopo abbiamo anche qualcosa su cui correggere a carta, no? Vi chiederei di fare questa cosa qui, poi faremo anche tutta la parte statistica, lei dice un centimetro, tutti dicono un centimetro? Vabbè, magari tutti dicono un centimetro, 0,98 centimetri, 1,2 centimetri, uno dice 5 metri, quello sarà un outlier. Non vedo bene proprio il disegno, le misure, professore. Perché... ho mandato l'immagine su Classroom. Ah, ok. E dove dovrebbe vedersi meglio, no? Quindi facciamo i diligenti, se volete anche magari un po' i pedanti, i puntigliosi. Prepariamo questi 2 o 3 documenti, queste 2 o 3 paginette di documento, la volta prossima, se siete in persona, oppure se mandate via PDF, no? Quando siete convinti, mi dite, guarda, secondo me, professore, il problema è questo, la soluzione è questa, le osservazioni che posso fare sono quest'altra. Va bene? D'accordo? Sì, guardate, per esempio, guardate che una delle cose terribili da fare, vi sconsiglio di fare perché dopo sennò vi vengono dei mal di pancia che non dormite veramente. Io nel settembre 2004, pressato questo, quell'altro, quest'altro, avevo detto che uno dei cavi del ponte di Messina si abbassava lì. Non era così. Si abbassava di un po' di più, tipo 10-15%. Però me l'hanno fatta pagare, no, tu hai sbagliato questo, quindi hai sbagliato tutto e così via, questo e quell'altro. Quindi prima di mettere sul tavolo un foglio con dei numeri, pensateci bene.
Io mi ricordo anche altre situazioni, proprio sempre parlando lì di questo ponte qua, certe riunioni cominciavano, in particolare una, anche con gli advisor internazionali, questo e quell'altro, si comincia, tra l'altro è una riunione a tradimento, perché era tipo il 5 agosto, io a metà luglio sento qualcuno che mi chiede, ma professore quando va in vacanza lei? Adesso l'esame è così. 20 luglio, sempre la stessa persona, stesso funzionario, mi chiama e mi dà. Scusi professore, ma lei è ancora qui a Roma, perché quando è che va in vacanza? Saranno fatti miei. Terza volta, tipo 28-29 luglio, professore, non è andato in vacanza? Dovrei andare in vacanza. Io a questo punto ho detto, c'è qualcosa che non va. Quando ormai sembrava tutto, anche io stavo pensando che adesso taglio qui, vado in Costa Azzurra in vacanza, 3 di agosto mi chiamano e dico, guarda professore, c'è una riunione importantissima il 4 di agosto. Però sappiamo che lei è tanto in vacanza. No, io sono qui, domani 4 agosto alle 10 sono, dove c'è la riunione. Mi sono fatto imprestare, la cosa più bella di questa riunione qua, mi sono fatto imprestare la giacca e la cravatta di un anestesista, perché io ormai ero tutto scamiciato, no? E ero contento perché io alla mia tarda età, avevo più di 40 anni, sono riuscito a entrare, stavo bene nella giacca del tesista, dello studente che aveva 23-24 anni, questo oggi, guarda, ancora un fisico figo. Entro in questa riunione, c'era da discutere un numero, è stato di sforzo legato, comincia alle 10, tutti parlano, come vi ho detto prima, parlano e via. In queste riunioni per esempio è vietato andare in bagno, perché se vai in bagno lì in quel momento non ci sei, decidono. C'è anche una questione proprio in queste riunioni di resistenza fisica. Quando io marciavo, questo mi è servito. Insomma, arrivano le 2 di pomeriggio, non si mangia, si chiude in sta stanza, una dozzina di persone, un tampo della Madonna, magari un mal di testa, una cappa, niente. Arrivano le 3, cominciano a mosciarsi tutti. Io ero da una parte del tavolo, c'era la controparte dall'altra parte del tavolo, quindi era una situazione conflittuale. Loro dicevano una cosa, da questa parte del tavolo se ne diceva un'altra. A un certo punto, tipo alle 4 o alle 5, ero anche scocciato perché tutta la giornata con la giacca, il caldo, la puzza dell'aria condizionata, una cosa, l'altra, quest'altra, non si combina niente. A un certo punto, guardate, è inutile che giriamo intorno, il risultato, lo stato di sforzo del cavo è questo, ho messo sul tavolo un foglio con una tabellina di numeri. Tutto intorno, questi tutti questi con l'applomo, funzionari, dirigenti, cose, ministeriali, tutti, gli advisor inglesi, tutti i figli, ci sono tutti scaraventati sul foglio con i miei numeri, no? Per vedere quanto veniva la tensione del cavo. In questo caso qui, dopo mi sono rifatto del cavo che si abbassava poco, però sono cose che costano, bisogna avere veramente anche coraggio, tranquillità, serenità delle proprie cose. Io mi ricordo quelli che erano vicino a me dalla mia parte, e quindi che giocavano con la mia squadra, si sono allontanati, come dire, adesso lo distruggono, no? E invece dopo è andata bene, però ci vuole mestiere, perché se no vedete di credibilità, come quando c'è lo stallo nell'ala, dopo non uscite più, prendete il piombo. Bene? Allora, caricato la licenza? No. Questo potrebbe essere perché lei non usa la regola 3. Una situazione professionale.
sicuramente c'è un baseline, una linea di riferimento di partenza, e dopo a mercoledì prossimo si comincia più seriamente. Quindi siamo, diciamo, allineati su questa cosa e poi possiamo procedere. Salutiamo quest'ora, andiamo via 20 minuti prima dell'orario, d'accordo? La settimana prossima però mi portate queste due o tre paginette di come voi pensate che dovrebbe essere fatta una relazione supporto di questo problema strutturale. Io ho risolto questo problema strutturale qua, in particolare ho trovato gli abbassamenti che sono via, tipicamente suono eccetera, e ho seguito le indicazioni della norma tecnica, in particolare per esempio una cosa che dovete mettermi tra il codice di calcolo che avete, versione, dovrebbe esserci anche la licenza, che però voi vedete quella, dovete anche un metodo, tanto siete di education eccetera, e controllate se avete rispettato le indicazioni normative, va bene? Mercoledì prossimo pure giovedì prossima, prossima esercitazione, controlliamo queste cose qui, in modo tale che io dopo sui documenti come scrivere, i calcoli come farli, vi spiegherò queste indicazioni qui, poi non voglio più tornarci, bene? Dopo di mercoledì prossimo, giovedì prossima, voi non potrete più chiedermi niente codice di calcolo, bene, adesso, diciamo, non sono così, diciamo, netto, però tendenzialmente dovete sapere come risolvere il problema strutturale, come documentarne la soluzione, va bene? Signori a casa, ci vediamo la settimana prossima, d'accordo?
ritorno. Arrivederci. 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 Arrivederci.